castigo. Ciao, siamo noi. Sento un attimo così. Ma quindi cosa ci canti? Ci canti qualcosa oppure no? No, io... Solo intervista? Sì. Così? Assolutamente, sì. A bruciapelo? Sì. Perché non per motivi di copyright. Sì, certo. Non si può svelare niente. No, non si può. Va bene. Ascolta, ma è possibile? Ma ti chiami? Margherita. Io Fausto, piacere. Piacere. È importante. Lui si chiama Andrea. Piacere, Margherita. Lui c'è un uomo dietro la telecamera. C'è un uomo. Di solito c'è una donna che si chiama Marta, ma è a Sanremo. Non diciamolo. Ciao Marta. È più così, è più intrigante, no? Che ci sia Marta. Ma chi è quell'uomo invece che viene dietro? Non si sa. Bell'uomo comunque. È un bel uomo. Sì, un bel ragazzo. Così, un po' quel fascino vissuto che piace tanto a noi giovani. Esatto. Ok. Ascolta, ma perché ho letto su Facebook che hai scritto che questo è uno degli ultimi dei tuoi live come tipo? Perché? Che cosa è successo? No, non è successo. Allora, diciamo, il progetto Nipo c'è da tanto tempo, sarà già quasi 5 anni. Ok. E l'ultimo disco è stato abbastanza lungo, la lavorazione è durata almeno 3 anni tra tutto. E in questi 3 anni sono successe tante cose, per cui... Io sono cambiato tanto e in questo momento sento che vorrei parcheggiare per un attimo questo progetto e dedicarmi ad altro. Okay. Fare altre cose sempre nella musica, fare un altro progetto che insomma fra poco si svelerà. Va bene, quindi un parcheggio non è una rottamazione. No, anche perché non mi volevano con la rottamazione, no, costava troppo, cioè gli interessi, il passaggio non si può da fare, poi i pezzi ricambiano, un casino, perché dopo non c'è più. E quindi, diciamo, è semplicemente un arrivederci. Va bene, ma ascolta, ma ho visto che hai fatto in realtà, non so, siete in due, mi viene da parlare in plurale, no, ma siamo in l'attenzione, due. L'attenzione... È giusto, qui. Sì, no. Certo. Leader. Il leader. Il frontman. Il frontman, sì. No, allora, hai fatto 3 album, no? Come Edipo. Sì. C'è stata un'evoluzione, cioè io ho letto ovunque, no? È super pop, perché il pop ha mille sfumature, no? Sì, c'è l'indie pop, l'elettropop, e tu invece sei pop. Totalmente pop. C'è stata un'evoluzione da Hanno ragione i topi. Ma in realtà io l'ho sempre scritto in modo provocatorio questa cosa, cioè nel senso essere pop secondo me semplicemente vuol dire fare musica che abbia un ritornello, o anche essere hardcore secondo me che può diventare pop dal momento che diventa popolare, ossia che questa cosa riesce ad arrivare a una diciamo cospicuo numero di persone, quindi secondo me la definizione poi al giorno d'oggi è anche lascia il tempo che trova. L'evoluzione c'è sempre stata, insomma, le mie cose sono partito da una cosa molto lo-fi, fatto in cameretta, un disco un po' più strutturato, dove si cominciava un attimo a delineare un po' meglio la mia personalità, e quest'ultimo, che Bacio invece... Bacio Battaglia, invece okay. Quest'ultimo, che si intitola Preistoria di tutti i giorni, che è un pochino più... una deriva forse sì, più pop, ma nell'accezione del fatto che ci sono più canzoni d'amore, forse. Ok, sì. Più canzoni d'amore. Cosa che non ho più intenzione di scrivere, perché non amo più. È forse quindi, per ma chi non... è questa Francesca misteriosa che non ti fa dormire la notte? Che vorresti sognare di più, però lei non ti fa dormire. E quindi cosa succede? Poi uno scrive le canzoni e dopo la gente le canta, capisci? E, no, e comunque sì, dai, alla fine si cambia, come si cambia per non morire, no? Diceva una canzone, c'era una canzone, non si cambia, no? C'era una canzone, no, non c'era. L'ho persa. Non mi sfugge. Anche a me. Mi se ne frega. Comunque, l'hai ascoltata tu? Beh sì, sarà un successo di Sanremo probabilmente. Marta lo sa. Ma no, scrivila adesso così no, vediamo. Ma si cambia, no, adesso andiamo a googolarla. Sì, assolutamente, qualche informatore vuole dirci chi è. Sarà fatta. La cantante che l'ha scritta. E rimanere nella stessa posizione di prima. Come eravamo, non lo so. No, si sa. Vabbè, preistoria di tutti i giorni, eravamo lì. Una transizione di quelle belle, diciamo, prefatte di... Ci penserà lui. Ok, di Premiere si chiama. Non si chiama il programma, con Cosa Monti. Final Cut, no, Final Cut. Movie Maker. Scherzo. No, iMovie. Tutto con l'iPhone. È tutto homemade. No, comunque, allora, eravamo a preistoria di tutti i giorni. Giorni, giusto. Ok. Preciso.
ho visto collaborazione con D'Argent Amico. Sì, sì. Ho visto Primitivi, ho ascoltato Primitivi. Sì, sì. E volevo farti una domanda. Che cosa secondo te stiamo utilizzando, ok, nel 2016 ed è una cosa super primitiva, cioè la stiamo ancora utilizzando, ma in realtà tu la senti come... Posso risponderti subito? Il cuore. Il cuore. Quello sarà per sempre primitivo. No, l'idea della canzone è proprio il fatto che noi possiamo evolvere quanto vogliamo, usare congegni elettronici, però rimaniamo comunque persone. È un concetto abbastanza universale, insomma, non è niente di troppo alto, però insomma nella canzone e anche nel concept del disco ci stava un brano che affrontasse un pochino più nello specifico il tema lì, e quello è la canzone, insomma, vuole dire quello. Okay. D'Argel è stato un compagno di viaggio, appunto, di tutta poi la lavorazione del disco, e che appunto, nonostante adesso, come dicevo prima, parcheggerò un pochino questo progetto qua di tipo, però rimarrà un compagno di viaggio lo stesso, su altri fronti. Ah, quindi Ciri sarà sicuramente sempre con te. Sicuramente sì. Ok, non è andato... Nel mio cuore. Nel tuo cuore, nel cuore. Ok, quindi nel 2000 e... non lo so, 26, nel 2136... Sì, sì, saremo ancora qua, saremo ancora usando il cuore. Sì, sì, saremo uguali, tra l'altro. Montati sui movie. Sul gelato. Sempre noi. Sì, è vero. Sempre noi. E Paint ci sarà sempre. Ci sarà sempre. Negli quindi accessori. Paint sarà l'oggetto primitivo, no? L'attrezzo primitivo del 2036. Bellissimo. Molto poetica questa cosa. Vabbè, io direi che allora... Nel senso... Ci siamo, secondo me, ci no, siamo. Io vorrei concludere con una frase che mi è piaciuta tantissimo, no? Che dice, benvenuto nel regno dei social, cambiamoci un segno di... Piace! Hey!